Book, quarta edizione, da Taormina, quest'anno non solo libri, ma anche musica. Piero Pelù, come mai sei qui? Ma passavo di qua per caso. No, è stato un bel invito questo qua di Tao Book, vi ringrazio perché è da 4 anni che non potevo suonare in Sicilia, quindi questa per me sarà una grande occasione per rincontrare il mio pubblico, raccontare del mio libro che si intitola Identikit di un ribelle, scritto a 4 mani insieme a Massimo Cotto, e per approfondire un po' tutti, o alcuni, gli argomenti che affronto in questa autobiografia quasi romanzo. Piero, appunto, quasi un romanzo, come in fondo la tua vita. La tua vita, se la vediamo da un punto di vista musicale, ma anche personale, non è stata facile. Com'è stato invece portarla in un libro? Ma io credo che sia importante avere la consapevolezza che vivere con intensità non è cascato qualcosa. Vivere con intensità comunque comporti una serie di anche di problematiche. E siccome a me piace vivere molto intensamente, è tutto proporzionale. Ma questo non significa che la mia vita non sia estremamente positiva e piena di bellissime cose, anzi, è proprio perché io le vado a cercare le cose belle, perché la bellezza è una cosa che va cercata dietro l'apparenza. Tu sei una persona molto attenta anche a quello che accade attorno. Sei stato il primo che ha detto qualcosa, ecco, contro la situazione politica, il nuovo premier Matteo Renzi. Secondo te cosa accadrà in Italia? Ma io mi auguro che non accada quello che è successo a Firenze, cioè che stiamo vivendo ora, dopo 2 mandati di Renzi, un momento in cui appunto l'apparenza è quella che la fa da padrona, mentre la sostanza delle cose, l'anima delle cose, anche e soprattutto delle cose piccole, non delle grandi cose, ma delle cose piccole, l'anima di queste piccole cose rischia di essere cancellata. E siccome invece la realtà e la vita sono fatte di piccole cose, io sono del fan club di queste ultime. Piccole cose fan club. A proposito di anima e di apparenza, secondo te questo Papa Francesco è veramente così positivo o forse è solo apparenza? Si va sulle opinioni personali, estremamente personali. Diciamo che quello che ufficialmente fa sembra estremamente positivo e io mi auguro che corrisponda anche ad un'anima e ad un'essenza, perché un papa che finalmente si schiera e opera contro la pedomania, non pedofilia ma pedomania, è un caso unico. Grazie a A me Piero. piacciono le pecore Grazie a Piero Pelù, da Tao Book 2014, Giuliana Avila per Blog nere. Sicilia. State rock, ragazzacci.